Si erge a 1000 metri di altezza tra le foreste di abeti secolari, l'abbazia di Vallombrosa, un luogo speciale dove rifocillare il proprio corpo, ma soprattutto lo spirito, quella spiritualità che ispirò il suo fondatore San Giovanni Gualberto, monaco di San Miniato, che qui fondò nel 1036 la sua congregazione. Il nucleo centrale formato dal campanile della chiesa romanica terminata intorno al 1230, un complesso che l'ordine dei benedettini fedeli alle regole Orat et Labora fecero crescere con la loro cultura e sapienza tutt'oggi tramandata. Un'altra attività che fa parte della nostra istituzione monastica è quella dell'accoglienza, accoglienza per formazione cristiana, in questo caso per noi sono corsi di Sacra Scrittura, corsi di canto gregoriano, oppure anche dei corsi di spiritualità. Una sapienza espressa attraverso gli orti officinali, alle importanti opere idrauliche come la grande peschiera con l'allevamento di trote e la conservazione del ghiaccio. Dal chiostro si accedeva a questa sala con fontane dove i monaci, dopo una curata igiene, entravano nel refettorio arricchito di arredi lignei e da un piccolo pulpito. Dalla parte opposta alla cucina con la sua grande cappa che irradiava il calore agli ambienti superiori. Qui i monaci ancora oggi preparano le loro tradizionali specialità. Noi nel nostro mortaio pestiamo, non soltanto venivano tempo, noi pestiamo i semi. Quindi in questo caso noi abbiamo dei semi di abete bianco con il quale noi facciamo liquore chiamato liquore Vallombrosa e di altri liquori che noi facciamo, tipo l'amaro o anche il cinderai. Alla base della torre si trova il suo museo di arte sacra, tra importanti opere la preziosa palla d'altare di Domenico del Ghirlandaio, raffigurante la Madonna con bambino in trono, tra i santi Biagio, Benedetto, Antonio Abate e il suo fondatore, San Giovanni Gualberto. Ma il complesso di Vallombrosa custodisce anche l'arboreto sperimentale giunto a 150 anni dalla sua fondazione. È il più importante d'Italia con le sue oltre 1800 specie, la maggior parte esotiche di cui ne custodisce la riserva biogenetica. Al centro visita è possibile avere un'idea di cos'era la civiltà monastica e contadina dei secoli passati qua a Vallombrosa. Quella del legno era un'industria fiorente, si produceva legname, si segava legname, si esportava, possiamo dire, legname, veniva portato a Sant'Ellero, da dove veniva fluitato fino a Firenze. Il Paradisino è il centro didattico dedicato agli studi delle scienze forestali. Qui nel 1638 dimorò il poeta inglese Giovanni Milton, come si legge sull'epigrafe, studioso dei nostri classici e innamorato di questa foresta e di questo cielo. Si je